Dopo le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 che hanno cancellato le processioni religiose, quest'anno a Capizzi sono stati riproposti i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo Apostolo, patrono della diocesi di Patti di cui appunto Capizzi fa parte. Sono iniziati il 20 di agosto con la Questua per le vie del paese ed il 21 agosto con l'inizio del Triduo in onore del Santo. Lo stesso 21 agosto, dopo la messa nella Chiesa Madre, il Santo Rosario e la Curuncina in presenza della confraternita di San Bartolomeo Apostolo e di tutte le confraternite di Capizzi, sono state prelevate le reliquie del Santo e accompagnate nella chiesa dedicata a San Bartolomeo, dove sono rimaste sino al 24 di agosto. La messa solenne, in presenza delle autorità civili, militari e religiose, è avvenuta il 24 agosto. Grande la partecipazione dei fedeli alla processione, che ha quindi nuovamente potuto condurre la pregevole statua lignea di San Bartolomeo che risale al XVIII secolo per le vie del paese, sostando presso le chiese capitine. Proveniente da Cana di Galilea vicino a Nazareth, Bartolomeo probabilmente è lo stesso soggetto che nei Vangeli è chiamato Natanaele. E che è descritto da Gesù come israelita senza finzione. Si sa ben poco, è nominato solo nelle liste degli apostoli. Agli storici medievali risale invece la tradizione del suo martirio nell'anno 47 attraverso lo scuoiamento. Tratto che compare spesso nell'iconografia del santo e nelle sacre rappresentazioni che venivano solennemente realizzate in sua memoria.
La singolarità del suo martirio attirò la devozione popolare e l'immaginazione degli artisti. Fu santo molto venerato nel Medioevo. Numerosissime chiese gli sono dedicate in Italia e in Europa in genere, molte delle quali vantano di custodire reliquie del suo corpo. Lo si invoca contro le malattie cutanee. Viene spesso citato anche come dimenticato compatrono di Nicosia. Processione ha partecipato il circolo musicale San Giacomo, diretto dal maestro Salvatore Principato Trosso. Allora, sai cosa?
giornata si è conclusa con la benedizione impartita dal parroco Don Antonio Cipriano. Partecipazione e soprattutto alla venerabile confraternita, perché è riuscita anche quest'anno, forse dopo 2 anni, proprio quest'anno, a fare la festa così come era giusto farla. Un applauso particolare al Presidente. Dov'è? E veramente si è dedicato insieme a tutti i fratelli, soprattutto grazie ai fratelli si è... Non ha fatto bene. E comunque sia, ciò che è stato fatto per tutti voi, cari fratelli e care sorelle. La festa di San Bartolomeo in un certo qual senso chiude le feste estive, c'è Sant'Antonio, sì, ma questa è una delle più belle, perché San Bartolomeo, come San Giacomo, è un punto di riferimento vero per tutti noi. E ora, nel ricevere la santa benedizione, chiediamo quelle grazie necessarie per non smarrire mai la strada che porta a Gesù. Il Signore sia con voi. Per la gloriosa intercessione di San Bartolomeo, vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Viva Dio e San Bartolomeo! Lo spettacolo pirotecnico è stato eseguito dalla ditta Fasima Fuochi dei fratelli Spina di Santa Venerina.